Oggi ragazzi vi andrò a raccontare la storia del Brawler. Adesso lo vedrete. Iris. Esattamente ragazzi. Iris. Iris ha una bella storia. Se avete un canale YouTube e volete fare questa specie di storia, ma vi si sente il volume del gioco, andate solo su impostazioni del gioco, come vedete, guardate. Adesso ci sono tutti gli effetti sonori, ma se io clicco così non ci sono più. Comunque, ogni martedì ci sarà una storia di Brawler e farò solo un video al giorno. Ma quindi partiamo. Non ve la racconterò, ma intanto guarderemo la Brawl TV. In una famiglia, quindi inizia, in una famiglia composta da tre membri, cioè Pam, Colt e Jesse, nacque una piccola sorellina, nel 1993. Questa sorellina, la mamma e papà decisero di chiamarla Iris. Ma un giorno la sorellina voleva sempre camminare, anche se non ci riusciva. Allora Jessie, la sorella maggiore, aiutava sempre la piccola Iris a imparare a camminare e a parlare, ma Iris emetteva suoni strani non erano molto familiari, infatti un neonato non li dovrebbe fare. Iris era tipo una bambina robot. Ma un giorno imparò a camminare e Jessie e Iris andarono a giocare vicino al precipizio, ma erano lontane. Allora la piccola Iris, però, saltando, buttandosi a terra, piantando dei rami nel terreno, fece crepare tutto il terreno e scivolare giù. La ragazza corse a salvarla, ma quello che vide era il corpo inerme e sanguinante della bambina. Infatti, quando Iris cadde giù per il precipizio, si tagliò tutta, trafiggendosi anche la testa. Allora chiamò subito i genitori, che scesero. I genitori si misero a piangere e anche la bimba e anche la ragazzina, cioè Jessie. Ma Jessie non si arrese. Come aveva costruito il suo cane robotico, prese gli organi interni, il cervello e il cuore della ragazza e li mise. Costruì un robot a palla con braccia e gambe. Prese un ciuffetto rosso e glielo mise, come ci aveva lei i capelli. Allora la piccola Iris. Poi, alla fine, premesse un bottone e si animò. Il robottino si era animato e Iris non capiva niente, siccome erano ormai mesi che lei non viveva più, non si ricordava più niente. Infatti Jessie ci mise esattamente 7 mesi per costruire tutto il robot, 4 mesi per riuscire a costruire tutto il robot e poi altri 3 per collegare tutti gli organi della sorella all'interno del robot e farla animare.
un altro mese per farla animare per bene, con un cervello che funzionasse alla grande. La sorella ci mise esattamente un paio di giorni per ricordarsi chi era lei, chi erano gli altri tre, chi era Pam, chi era Colt e chi era Jessie. Iris, quando Jessie spiegò che lei era sua sorella, La bambina emetteva suoni strani, una voce robotica. Siccome non riusciva a mettere un impianto audio, non poteva prendere le corde vocali della ragazzina, siccome andate in pezzi. Pam con la sua torretta curativa fece di tutto per curare sua figlia, che ancora la ragazzina riponeva poca fiducia nei tre individui che aveva in casa. Non si ricordava più niente. Però Jessie è stata molto intelligente, collegando dell'intelligenza artificiale superiore con quella del cervello di Iris. Così almeno la ragazzina poteva parlare, aveva un'intelligenza superiore ai suoi genitori anche. A Jessie questo non dispiaceva. Un giorno però, quando iniziò l'asilo di Iris, tutti la continuarono a prendere in giro, siccome era una bambina robot. La maestra spiegò tutto ai genitori di Iris. Allora Iris fu mandata in un asilo apposta per robot. Così che là erano tutti i robot di cui fece parte, tutti piccoli robot del gioco. Iris aveva una vita diversa da sua sorella, siccome era un robot. Ecco ragazzi, tutta la storia del Brawler Iris. Spero che vi sia piaciuta e che è stato un bel racconto, scrivetemelo nei commenti. Se è stato un bel racconto, ditemi sì. Se è stato un brutto racconto, ditemi no. Ho voluto realizzare il tutto del video dentro una partita di Brawl Stars e oggi, come tutti i martedì, ci vedremo, esattamente non lo so a che ora, ma tutte le ore, per vedere tutta la storia del Brawler. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani, perché farò solo un video al giorno. L'ho detto anche prima. Quindi ciao!